Buonasera, bentrovati da Irpinia TV, nuova puntata di Linea Verde Sport, finalmente una puntata dove parleremo di una vittoria dell'Avellino, una vittoria che avevamo in questo scorcio di 2014 tante volte sfiorato, la prima vittoria quindi di questo girone di ritorno che è arrivata su un campo di una diretta concorrente alla lotta ai playoff come l'Empoli, tre punti pesanti, direi addirittura pesantissimi, che ci auguriamo possano essere destinati a pesare nell'economia finale della stagione. Tre punti che sono un ottimo viatico per la prossima trasferta dell'Avellino a Bari, dove i tifosi chiaramente già sognano e preparano l'esodo. Con i tifosi sogniamo anche noi e stasera con noi c'è il primo dei sognatori, il presidente Walter Taccone. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a chi invece ci ha fatto sognare in passato, soprattutto a Pescara, Roberto Garannante. Buonasera, ben ritrovato e felice Dalia, sì. Buonasera Buonasera a tutti. a Titti Festa. Buonasera a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata di LVS. Cominciamo subito ringraziando prima di tutto i nostri sponsor, RF Sport, abbigliamento uomo, donna, bambino e soprattutto sport. Potete trovare tutti i prodotti ufficiali dell'Avellino, unica sede in via Serafino Soldi 34 ad Avellino. Questo regalo lo facciamo a Roberto Carannante e ai ragazzi della sua scuola calcio che dopo presenteremo. E ringraziamo anche la Caramella che ha mangiato i nostri ospiti con un'ottima bottiglia di vino. Allora, cominciamo subito con i titoli di questa nuova puntata scoppiettante. Grazie alla presenza del presidente Taccone, ripartiremo ovviamente dai moduli, dal terzo modulo cambiato in tre partite da Rastelli, ha dato questa prima vittoria importantissima ad Empoli e poi l'esodo. Saranno più di 1 migliaio i tifosi che si preparano alla trasferta di Bari, anche se non ci sarà l'iniziativa Porta un amico allo stadio. Le altre, perché tutto sommato è stata una giornata favorevole per l'Avellino, mentre il Palermo vince 3-0 a Castellammare in una partita praticamente senza storia. La Marcord. La Marcord invece è la prima di Robotti sulla panchina dell'Avellino, sostituisce Tomislav Ivic, sarà un 3-0 contro la Fiorentina. Allora, prima di cominciare salutiamo e abbracciamo Amato Di Sunno, il nostro caro amico, nonché regista di LVS, purtroppo è dovuto scappare a Montella per la morte della cara nonna Maria. Ti abbracciamo Amato e ti siamo vicini. E poi, Presidente, per lei c'è un bel regalo. Lei che è un amante, oltre che del calcio, ovviamente, è un amante dell'arte. E il maestro Enzo Andruoni, artista di fama nazionale e internazionale, ha omaggiato il presidente Taccone con un bellissimo quadro che si chiama I colori del I colori del Mediterraneo, Mediterraneo che ha tecnica fatto. mista, tra l'altro esposto anche a Parigi. Insieme al quadro I colori del Mediterraneo c'è anche un catalogo della mostra del maestro Andruoni che, ripeto, espone in Italia come all'estero. Non Dovremmo so avere le se immagini o riusciamo a le faremo vederlo vedere così. fra poco. E poi, tra le altre cose, il maestro Angioni, bene È un ricordarlo, è un grande grandissimo tifoso tifoso dell'Avellino dell'Avellino. dai tempi del Piazza d'Armi. Ecco, Eccolo, questa presidente. è l'opera che Molto, ha regalato molto carino, al molto carino, presidente. grazie. I colori del Mediterraneo. Allora, Ringraziamo il maestro, naturalmente. per questo bel pensiero. Molto Presidente, gentile. allora oggi è stato a fare come di consueto visita alla squadra, alla ripresa degli allenamenti, ha trovato ovviamente una squadra con il morale, stasera non viene la parola, A alle mille, stelle, a mille, e sì, possiamo. soprattutto lei l'aveva detto, vinceremo a Empoli, me l'ha detto il direttore generale, me l'ha detto il direttore sportivo, me l'ha detto Guardi, l'allenatore. è una cosa inspiegabile, francamente. Cioè, i miei direttori, che sono sempre molto cauti, si nascondono sempre dietro al dito, questa volta mi avevano confessato candidamente che avevano una buona speranza di andare ad Empoli e fare il risultato. Ovviamente è inutile che mi chiedete a me cosa volessi fare, insomma, perché. Diciamo che è un refrain il mio, cioè Voleva anche io andare e poi non è andato. sono sempre orientato ovviamente per la vittoria, perché sono convinto che la nostra squadra è stata costruita per vincere. Quando si difende abbiamo qualche piccola lacuna, dimostriamo qualche piccola insicurezza e quindi è necessario che la squadra sia padrona del centrocampo, sia padrona della palla e sia messa in condizione di esprimere al meglio le proprie qualità. Volevo andare ad Empoli, infatti tutti sanno che dovevo andare con il direttore sportivo, se non che lungaggini burocratiche
nella clinica con i sindacati, le hanno impedito di partire perché abbiamo finito alle 15, quindi sarebbe stato un vero... Però è bastata il monito, ho detto il Presidente verrà, l'ho detto il giorno prima, il Presidente verrà ad Empoli, non mi fate fare brutta figura. E quindi i ragazzi che non sapevano che io non fossi presente nella partita, alla partita, quindi... Forse avevano l'occhio del Presidente addosso. Un motivo in più per andare a Bari a questo punto. Motivo di più per andare a Bari, certamente. Farò l'impossibile per andare a Bari, promessa. Bene. Felice, la vittoria di Empoli può essere uno spartiacque? Sì, è una vittoria importante, meritata. Si è visto il secondo tempo l'Avellino con che convinzione è andato in campo per vincere la partita. Ho trovato veramente disgustose le dichiarazioni di Sarri nel dopo partita. C'è da fare non l'antidoping ai giocatori, ma l'antidoping all'allenatore. Già l'avevo sentito una settimana prima, dopo la partita Siena-Empoli, che io avevo visto per televisione, un arbitraggio veramente indecoroso a favore dell'Empoli, un rigore inventato di sana pianta, e a fine partita che ha avuto il coraggio di lamentarsi, di quasi sostenendo che l'arbitro stava in mala fede. Si è ripetuto dopo la partita con l'Avellino, accusandoci di essere una squadra sporca. Io mi domando, una squadra che finisce in 9 uomini, 2 espulsi per fallacci clamorosi, impeccabile è stata, le 2 espulsioni erano impeccabili, definirci noi una squadra sporca. E veramente sono dichiarazioni che comunque, invece di andare ad squalificare le curve per striscioni, anche queste dichiarazioni che fanno male al calcio andrebbero punite. È una vittoria importante, ci voleva. È vero che l'Empoli... Sembravano che le squadre ci aspettavano, perché se guardiamo l'Empoli alla fine del girone d'andata era secondo in classifica, passano 7 giornate nel girone di ritorno, ne vince solo una ed è ancora secondo in classifica. La stessa cosa l'Avellino, alla fine del girone d'andata stava a 2 punti dalla Serie A, passano 7 giornate, ne vinciamo solo una e siamo ancora a 2 punti. Le squadre ci stanno aspettando, è chiaro che adesso per questa parte, questo ultimo terzo di campionato, serve un rush finale di quelli importanti. Le squadre ci stanno aspettando, Roberto Carannante, ma Rastelli ha avuto l'ardire, il coraggio di cambiare modulo, e il terzo modulo che cambia in 3 partite è passato alla difesa a 4, ha messo l'Adrier dietro le 2 punte, l'Adrier che ha praticamente bloccato Valdifiori e quindi ha in qualche modo non permesso all'Empoli di giocare. Sì, ma Massimo è un allenatore bravo, un amico che comunque studia anche molto l'avversario, quindi... È stato molto bravo nel fare questa mossa. Tra l'altro non dimentichiamoci che l'Empoli ha davanti 2 giocatori importantissimi quali Maccarone e Tavano, che credo che siano veramente 2 giocatori di categoria superiore. E leggere che l'Avellino ha fatto benissimo, e ha fatto benissimo anche soprattutto in fase difensiva, dove lo stesso Izzo e Fabbro, che tra l'altro Izzo anche autore di una splendida rete, hanno fatto veramente la differenza, quindi vuol dire che comunque al di là dell'aspetto singolo del giocatore, penso che sia stata proprio un'organizzazione difensiva ottima. Impeccato. Presidente, c'è una telefonata per lei, perché insomma è ovvio che è per lei. Pronto? Sì. Pronto, buonasera. Prego. Ho visto una partita di Empoli, una bella vittoria l'ha fatta l'Avellino, questa maledetta vittoria doveva arrivare per forza, perché ci mancava da tempo. Anche se un po' l'arbitro, un po' la sfortuna, l'Avellino ha giocato bene. E sperando che a Bari vinciamo, così la salvezza è più vicina, e Sarri parlava, Sarri si deve stare solo zitto, che l'Avellino l'ha messo in difficoltà. L'Avellino se non buttava i punti, ma no, perché l'ha buttato l'Avellino. Un po' dell'arbitro, un po' la sfortuna, noi stavamo al secondo posto. Sperando che vinciamo a Palermo e sogniamo. A Bari. A Palermo no, il Presidente l'ha puntata. Il Presidente già l'ha detto, a Palermo. Volevo aggiungere qualcosa a quello che ha detto Roberto, perché a parte i 2 grandi giocatori e attaccanti che ha l'Empoli, non ci dimentichiamo che ha un Croce, che è un giocatore fortissimo, ed è stato, sono stati bravissimi i nostri centrocampisti a tenerlo a freno, perché avete visto che alla fine della partita ha perso completamente la testa, insomma, quel fallo stupido, insomma, che ha fatto, che se lo poteva tranquillamente risparmiare. Quindi detto questo, per il discorso del futuro, io direi ai miei tifosi questo. Non guardiamo i punti che abbiamo perso, perché i punti che abbiamo perso ormai li abbiamo persi. Non ci piangiamo addosso, non andiamo sempre a recriminare, potevamo avere 4 punti in più, 5 punti in più, 8 punti in più, se l'avessimo avuti eravamo primi. Cioè, questo ormai, credetemi, dobbiamo metterlo nel dimenticatoio, dobbiamo guardare avanti, come ho detto sempre, partita per partita. Dobbiamo andare adesso a Bari,
convinti di andare in campo contro una squadra che ci teme, certamente. Quindi ci aspetteranno e ci faranno giocare. Se noi siamo bravi, ci impossessiamo, l'ho detto prima, del centrocampo, siamo in condizioni di poter tranquillamente portare a casa i tre punti, perché fra l'altro questa mia cosiddetta dichiarazione, insomma, non è campata in aria. Ho visto giocare il Bari contro il Lanciano, hanno vinto una partita con un colpo di testa sul calcio d'angolo, sì, sì, dopo che il Lanciano aveva sprecato l'impossibile. Per cui è chiaro che il Bari in questo momento è una squadra certamente alla nostra altezza e quindi saremo in condizione sicuramente di portare a casa un risultato importante, perché la classifica rispecchia fedelmente i valori in campo che in questo momento le due squadre possono esprimere. Roberto, il presidente non è uno che fa tattica, pretattica, si nasconde, no, dice quello che pensa, perciò piace. Prima di un'altra telefonata e dell'analisi faccio una raccomandazione, perché stasera il telefono è caldo, prima ancora di iniziare. Ecco, cerchiamo di essere brevi così diamo spazio un po' a tutti. Pronto? Buonasera Tony, da Pietro dei Fusi. Prego. Complimenti sempre per la trasmissione. Stasera volevo dire qualcosa di diverso, ma voglio cogliere l'assist del Presidente. Recriminare nulla, io potrei recriminare col Presidente solo per gli acquisti mancati, tre colpi annunciati e non arrivati. Ma voglio fare quello che dice il Presidente. Va bene così, non recrimino nulla. Posso fare un grande ringraziamento al Presidente, perché siamo, grazie a lui siamo lì, ma stiamo scherzando, veramente, dove siamo noi. Poi voglio fare un saluto a Carandonte, me lo ricordo molto bene, 1995 Pescara contro il Gualdo Tatino, allenatore novellino, avanti giocava un certo di Napoli, vinte i rigori ad oltranza, parata di Landucci, mamma che squadra, senza Totò Fretta, per infortunio Ciro Provitali, pareggio di Esposito sul rigore. Cadannà, mamma va bene, grazie. Le raccomandazioni non servono, grazie. Dovete essere brevi e intensi. Andiamoci a vedere, Presidente, l'analisi di Ingino e così poi ne discutiamo un po', moduli, Ciano e tanti altri spunti. Analisi. Quella di Empoli è stata la vittoria del sacrificio e del coraggio, quel coraggio che Massimo Rastelli ha preso di petto già con la formazione iniziale, quando senza remore ha lanciato un guanto di sfida al suo collega Sarri, fuori Medesi e Galabino rispetto all'11 che aveva pareggiato contro il Pescara e dentro Ladrier e D'Angelo, due pedine fondamentali per schierare la squadra in maniera speculare al 4-3-1-2 dell'Empoli. Per la maggior parte dei ragazzi di Rastelli non è stata una novità, dal momento che lo scorso anno proprio con questo modulo i biancoverdi avevano trionfato in Lega Pro. La risposta del campo alle intuizioni del tecnico di Pompei è stata immediata, soprattutto perché con i quattro schierati in difesa Rastelli è riuscito a chiudere maggiormente gli spazi agli esperti Tavano e Maccarone. Più o meno lo stesso risultato ha prodotto la ragnatela che D'Angelo, Arini e Schiavon hanno tessuto intorno allo spauracchio Verdi, che quasi mai ha trovato l'intuizione vincente, finendo persino per lasciare il posto a Pucciarelli. Stranamente alberga Ladrier all'esordio assoluto da titolare dopo lo scorcio di gara dello scorso fine dicembre contro il Padova, è riuscita meglio la fase di copertura che quella di costruzione. Nel 4-3-1-2 bianco-verde al belga è stato affidato proprio il doppio compito di non far ragionare Val di Fiori e provare a sua volta ad azionare gli attaccanti Castaldo e Ciano, cosa quest'ultima che Ladrier è riuscito oggettivamente a fare poche volte, mettendo comunque lo zampino nell'azione di inizio partita quando insieme a Ciano ha chiamato Bassi a un doppio intervento. L'Avellino visto il Castellani, risultato a parte però, ha nuovamente palesato quelle caratteristiche che l'avevano reso grande nel girone di andata. Grinta, dinamicità e tanta compattezza tra i reparti sono state le armi migliori dei biancoverdi, che fin dal primo minuto sono riusciti a tenere la squadra raccolta in un fazzoletto di 30-40 metri, annichilendo un avversario che dopo la batosta di venerdì scorso ha meno certezze di poter agguantare il secondo posto. Una certezza in più dallo scorso gennaio invece è quella che ha a disposizione Massimo Rastelli con l'arrivo di Camillo Ciano. L'acquisto dell'ex patavino si sta dimostrando più importante del previsto, malgrado in tanti al suo approdo in Irpinia avevano storto il naso. Niente di più sbagliato, sta di fatto che da quando c'è lui Rastelli ha rivoltato la squadra come un calzino, trasformando il lupo in un bel camaleonte.
3-5-2 a Varese, 3-4-1-2 contro il Pescara e 4-3-1-2 contro l'Empoli, sempre e comunque con Camillo Ciano in campo o nelle vesti di seconda punta o suggeritore. Di conseguenza la domanda rivolta agli scettici che la scorsa settimana hanno contestato Rastelli e la società nasce spontanea. Siete ancora sicuri che a gennaio l'Avellino non sia rinforzato? Dunque, il titolo dell'analisi è Lupi Camaleontici, però in estrema sintesi, Presidente, ho detto che abbiamo un allenatore grande per la categoria, ha indovinato tutto ad Empoli, abbiamo una squadra di prospettiva che si è rinforzata al mercato di gennaio, per quanto mi riguarda. Siamo stati raggiunti 3-4 volte in questo scorcio di girone di ritorno, eppure c'è qualcuno che le rimprovera del mercato. Cioè, vai contenti, vabbè, ma questi tifosi. Vabbè, ma io i tifosi li voglio bene, quindi li capisco, insomma. Però voglio dire, dovremmo valutare quello che io ho detto, perché io non è che prometto una cosa e poi non la faccio. Io avevo promesso di prendere 3 giocatori, uno per tipologia. C'è un difensore centrale, centrocampista, attaccante. E un attaccante. Allora, li abbiamo presi entrambi subito. Li abbiamo presi prima di gennaio, l'abbiamo visto a dicembre, cioè a fine dicembre. E che significa che la nostra campagna qui si doveva essere completata. Cioè quello che io ho promesso erano 3 persone. Lasciamo stare, adesso potevo prendere Pelé, potevo prendere Juari, potevo prendere chiunque. Ma il discorso non è questo, io non è che scelgo io i giocatori. Io prometto dei giocatori in un ruolo, poi è la parte tecnica, l'allenatore e i due direttori che decidono e mi propongono dei nomi. Io firmo il contratto, sono contento se i ragazzi sono bravi perché ovviamente mi informano chi sono i ragazzi, da dove vengono, cosa hanno fatto e così via, mi danno informazioni precise e quindi io il mio compito l'ho assolto. Abbiamo preso anche Pizza. Non vi dimenticate che Pizza l'abbiamo preso a gennaio ed è un elemento in più che abbiamo preso per irrobustire ulteriormente il nostro centrocampo. È un ragazzo che ha fatto benissimo in Lega Pro, è un ragazzo che ha sollevato quasi le ire del pubblico da Viareggio, dove l'abbiamo preso. E quindi anche questo è un giocatore che non ha ancora dimostrato pienamente tutta la sua qualità. Quindi voglio dire, noi non promettiamo mai niente, mi rinfacciano sempre la mancata venuta di Maccarone 2 anni fa. Ma scusate, noi più che avere contatti con una persona e andare a parlargli e intavolare un discorso, se una persona non vuol venire, non è che lo possiamo sparare. Vi ricordo Zito, abbiamo fatto cose improponibili, ho fatto cose impensabili per portare Zito ad Avellino. Purtroppo il ragazzo voleva venire, il suo procuratore aveva detto sì, quindi noi quando diciamo una cosa è perché abbiamo sicuramente l'adesione del giocatore e del procuratore. Purtroppo la Ternana non ce l'ha voluto dare, perché evidentemente la Ternana aveva altre ambizioni, pensava ancora di fare il grande salto, non si è voluto indebolire, quindi questa è la situazione. Ma, Presidente, per essere chiari una volta per tutte, perché spesso telefonano tifosi sostenendo che lei non investe abbastanza nell'Avellino. Quanto costa questa squadra? Allora, la squadra, lo staff tecnico, costa 6 milioni di euro. Quindi finiamola con questa storia. Quindi incluso, hanno speso 1 milione e mezzo, 1 milione e 8. Staff abbiamo tecnico, speso giocatori. 6 milioni di euro. Punto. Poi, naturalmente, ci sono le spese a corollario per fare il campionato. Noi abbiamo un budget che quest'anno sfiora gli 8 milioni di euro. Considerando che la Lega la Lega di Serie B, ci dà massimo 4 milioni, gli altri 4 milioni dobbiamo andarlo a cercare. E sicuramente gli sponsor, gli abbonamenti e i biglietti non coprono questa spesa. Quindi voglio dire, questa è la nostra situazione attuale. Quindi prego i nostri carissimi tifosi che vanno blaterando che siamo bravissimi perché abbiamo speso un euro e stiamo combattendo con quelli che hanno speso 1 miliardo di euro. La cosa non è proprio esattamente così. Certo, non siamo gente che butta il denaro da sopra la finestra, siamo gente oculata che va a cercare le persone, molto spesso le vanno a cercare nei rivoli. Vedete per esempio la presenza di Ciano. Ciano non giocava a Padova, sì, aveva fatto 2 gol in 16-17 partite, è venuto, ha fatto 2 gol, ha fatto 3 assist, cioè voglio dire, più ragazzi, di questo, non si cioè, può. I fatti sono questi, allora o siamo fortunati o siamo bravi spendendo poco, insomma due sono le cose.
Andiamo avanti. Felice, lunedì scorso c'è una telefonata. Da okay. Un po' di tempo, veloce. Allora, veloce. Telefonata veloce e poi domanda a D'Aliasi. Pronto? Buonasera, Angelo da Mercogliano. Prego. Un saluto a tutti, in particolare al Presidente. Voglio solo ricordare che il Presidente all'inizio del campionato ha chiesto una mano. La mano purtroppo non è arrivata per un altro socio in società. Il Presidente ha fatto i miracoli, Castelli sta facendo i miracoli. La squadra sta andando benissimo, per quanto riguarda Maccarone l'ho visto come un pugile bastonato, quindi è meglio che non ce la siamo presi. E ho visto un Avellino come all'inizio del campionato a decisione di andata, cambiando modulo senza Zappacosta, Ciano con l'andare delle partite l'ho visto molto attivo l'ultima partita in casa e lo sto vedendo benissimo, ma non solo una fase di tecnica, ma anche una fase di rifinitura e da una mano a centrocampo, un po' di tecnica in più. E ho rivisto l'Avellino cambiando gli elementi come all'inizio del campionato. Va bene. Tengo solamente a ricordare che bisogna guardarci indietro alla classifica, la prima della lettera dell'alfabeto la dobbiamo dimenticare e forza lupi, forza Avellino. Un solo saluto a Gianni Badi Chiusano. Ciao. Va bene, ciao, grazie. Allora, D'Aliasi, lunedì scorso, ne abbiamo parlato anche con il Presidente, sono arrivate tantissime telefonate, non bisogna dimenticare, perché si è vinto a Empoli, si è quinti in classifica a pari punti con il Lanciano e ora si riparla di Serie A. Una settimana fa abbiamo in questa trasmissione, anzi hanno parte dei tifosi dell'Avellino, celebrato il funerale della squadra biancoverde e soprattutto messo Massimo Rastelli sulla graticola, il Presidente lo sa, dicendo che non sapeva leggere le partite, non era competente, non era un allenatore capace, tutù e tatà. Ora che è ritornata al 4-3-1-2, che abbiamo vinto a Empoli, è l'eroe. Lunedì scorso era un... Ma noi dobbiamo essere un pochettino più obiettivi ed equilibrati. L'Avellino ha fatto 28 partite di campionato, quindi se ne sono andati due terzi. Nel primo terzo di campionato l'Avellino ha fatto quasi 27 punti in 14 partite. Ci mancano pochi decimi per due punti a partita. Due punti a partita nel campionato di Serie B, con le vittorie a tre punti, non le ha fatte nessuna squadra, soltanto la Juventus. Neanche il Napoli, quando ha vinto il campionato di Serie B, ha fatto la media di due punti a partita. Poi è chiaro, abbiamo avuto un calo nella seconda parte del campionato dove il rendimento è stato sicuramente non all'altezza sì. Della... Ma Rastelli dove è stato bravo? Perché forse al calcio non ho giocato, però i numeri sono il mio forte. Allora se noi andiamo a guardare l'Avellino, i numeri, che cosa ci dicono? Che se escludiamo i 4 gol segnati al Carpi, l'Avellino è una squadra che viaggia con la media di un gol a partita. Viceversa, subiamo esattamente un gol a partita. Quindi non ci dobbiamo scandalizzare se un terzo delle partite in questo campionato sono finite 1-1. E non ci dobbiamo scandalizzare nella seconda statistica, che è molto più ci fa capire bene, interessante la cosa, che l'Avellino negli ultimi 5 mesi, se non segna 2 gol, la partita non la porta a casa, i 3 punti non li fa. Noi infatti negli ultimi 5 mesi abbiamo dato 2 gol al Padova, al Modena, al Cittadella, al Brescia, alla Juve Stabia, l'avevamo date anche al Varese. A proposito, Presidente, io sono d'accordo con il mio amico Rino che dice mettiamoci 2 punti di penalizzazione perché la partita a Varese, quella è quella. Però se noi, ad esclusione della partita adesso di Empoli, se non facciamo 2 gol, le partite non si vincono. Allora Rastelli, che certamente delle due l'una, o deve trovare la possibilità col cambio modulo di cercare di aumentare la media del gol, perché con un gol a partita purtroppo le partite non vinciamo soltanto quelle con 1-0. Quindi dobbiamo aumentare il tasso di gol, fare almeno 1,5 se non 2, oppure fare come il vecchio Avellino degli anni quando siamo andati in Serie A. Noi quando siamo andati in Serie A ben 10 partite le abbiamo vinte 1-0. Facevamo il campionato, cioè, 1-0. Si vincevano con 1-0. Quindi delle due l'una. E Rastelli su questo sta lavorando. O migliorare il rendimento offensivo o cercare di subire meno gol possibile. Ma non a caso è passato a questo 4-3-1-2 che diventa addirittura 3-4-1-2. E sabato potrebbe rientrare un elemento fondamentale che è Zappacosta. Però Zappacosta noi sappiamo che nella difesa a 4 ha qualche difficoltà in più rispetto a quella a 3 dove invece viene lasciato libero di andare, Roberto. No, ma io credo che il discorso oggi nel calcio attuale, i numeri sono importanti per voi addetti ai lavori e quant'altro, oppure per far capire un pochino il modulo come uno vuole giocare. Però io credo che oggi sia fondamentale in fase difensiva tutti dietro la palla e bisogna attaccare con quanti più giocatori possibili.
Io credo, come diceva Felice, io credo che sia fondamentale, lui diceva, fare o l'uno o l'altro. Sarebbe meglio fare tutte e due cose, cioè cercare di prendere meno gol e farne anche di più. Certo che non dimentichiamoci che l'Avellino, lo ripeto, sta facendo un campionato strepitoso. Cioè, per la squadra che a inizio campionato, che è una squadra comunque fatta non sicuramente per vincere il campionato, adesso sento che comunque addirittura non si è contenti tanto, o quantomeno la settimana scorsa c'era Si è un po' criticato molto Rastelli. di critico. Io credo che, come dicevi tu, ci vuole equilibrio. Ci vuole equilibrio perché il presidente qui ha parlato un po' di numeri e di cifre che sono state spese, e oggi con la situazione di crisi che c'è in giro sono cifre importantissime. Quindi la squadra credo che stia divertendo tutti i tifosi, ed è fondamentale tenere questo ritmo fino alla fine perché è importantissimo. Sì. Allora, telefonata, poi presidente, pubblicità. Telefonata, pronto? Pronto? Prego. Sono Antonio Dello Iaco, un bambino di 10 anni. Ciao Antonio, benvenuto. Hai chiamato dalle 18 di questo pomeriggio perché volevi parlare con il presidente. È qui, chiedigli tutto quello che Di vuoi. dov'è questo ragazzo? Antonio Dello Iaco, di dove sei? Sono di Di Avellino, Dello Avellino. Iaco. Prego. Va bene. Volevo. Io ho già potuto parlare con il presidente tramite una telefonata. Sì, E io ho certo. anche imbucato nella sua buca personale una lettera. È vero. Io non so se l'ha letta, va Sì, bene, certo però che l'ho io gli volevo letta. fare i Certo. complimenti sia a lui che alla squadra. Perché voglio ricordare a tutti i tifosi che è grazie a lui che l'Avellino è rinata. Quindi lasciamo perdere il fatto dell'uovo e facciamogli i complimenti sempre per quello che ha fatto e che sta facendo. 10 anni già, Grazie. eh? Sei sicuro che c'hai 10 anni? Grazie mille, ma voglio dire, il presidente non ha fatto niente di strano. Insomma, io l'ho detto più di una volta, l'ho detto. Cioè, il presidente è uno che è il primo tifoso di Avellino, quindi è chiaro che sta facendo la sua parte. Fa la parte del tifoso, fa la parte del presidente, fa la parte che si è ritagliata. Quindi i meriti sono di chi va in campo, di chi costruisce la squadra, di chi la mette in campo bene, di chi cambia modulo all'occorrenza, chi è in condizioni di mettere in risalto le caratteristiche dei giocatori. Quindi è chiaro che il merito fondamentalmente va loro. E quindi io ringrazio sempre il nostro mister, il quale è un uomo di grande qualità, è uno che ascolta, studia, come ha detto Roberto, è in condizioni di entrare in campo dopo che maniacalmente ha fatto tutta una serie di valutazioni e Sull'avversario. quindi studia l'avversario nei minimi dettagli e spiega ai ragazzi che cosa devono fare. Poi, ovviamente, i ragazzi non sempre riescono a farlo in campo, e quindi, però bisogna dargli il grande merito di preparare le partite in maniera eccezionale, lui naturalmente e il suo staff, e quindi una parte del merito certamente va al mister, il quale sarà fortunato perché io lo porterò probabilmente dove lo devo portare. Non sarà lui a portare Va me, bene, sarà io a nella portare serie lui. non si dorme la notte per preparare le partite dell'Avellino se lo devono ricordare i tifosi che poi criticano troppo facilmente Rastelli. Pubblicità e Pubblicità. dopo un bel servizio dedicato al presidente.